Bentornati a tutti sul mio canale, bentornati in questo 2020. Finalmente sono riuscita a realizzare un altro video per parlarvi dei desideri, dei propositi e degli obiettivi, e in particolare di come gestisco io questi aspetti, visto che gennaio è proprio il mese dell'impostazione, dei nuovi inizi. Si sa che gennaio è legato proprio al mese del Capricorno, che per eccellenza è quel segno zodiacale legato alla terra, alla struttura, all'impostazione. E questo motivo per cui parleremo di propositi, obiettivi e desideri. Innanzitutto una differenza. Partiamo dai desideri. Il desiderio è qualcosa che io sento che voglio. Desiderare vuol dire sider, implica un contatto con le stelle, quindi è qualcosa che noi immaginiamo che possa accadere quasi come dall'alto e si possa realizzare nella nostra vita. Di solito un desiderio non viene strutturato, non viene pianificato, ma ci si aspetta che si realizzi. Il proposito invece è qualcosa, proprio la parola stessa deriva dal proporsi a fare qualcosa. Quindi io stesso mi chiedo, mi propongo, per esempio, di fare esercizio tutti i giorni, di mangiare in un certo modo, di essere in un certo modo. Quindi sono come dei consigli che mi do per impostare poi un certo atteggiamento. Quindi mi propongo, ma non vedo la conclusione di un proposito, vedo semplicemente nel proposito un atteggiamento che posso sviluppare. Appunto, per un determinato scopo che sento che potrebbe farmi stare bene. Poi abbiamo l'obiettivo. Sicuramente la parola obiettivo viene utilizzata in contesti più strutturali. Per esempio, gli obiettivi si utilizzano nella formazione, gli obiettivi nel lavoro. Sicuramente l'obiettivo è qualcosa che più ha a che fare con un ambito più lavorativo, più di struttura. E credo che, per quanto possa essere, mi conoscete, possa essere anche un po' avere questa parte di me che si affida anche all'universo, credo sia altamente importante stabilire dei passi, stabilire una meta, per quanto lo si possa, perché poi sappiamo che la vita, le vicende personali, gli eventi possono comunque, muovere i nostri passi in modo diverso. Ma innanzitutto avere una rotta, una meta, ci può sicuramente fare bene. Ed è proprio nei giorni del solstizio d'inverno oppure durante la notte di Capodanno che si iniziano a scrivere queste frasi, che appunto possono essere desideri, propositi, obiettivi, perché si pensa che questi momenti dell'anno rappresentano i veri inizi. Come ho spiegato nel video precedente su Yule, sicuramente Iule, il 21 dicembre, rappresenta l'inizio della nascita del nuovo sole, quindi è un momento propizio per iniziare a impostare queste intenzioni, chiamiamole così adesso. Lo si fa anche nel Capodanno, quindi il 31 dicembre, perché si vede la fine di un anno che è più scandito dai giorni del calendario gregoriano, il calendario che utilizziamo ogni giorno con le date e con i giorni della settimana. Sono momenti topici, sicuramente riconosciuti all'interno di questi movimenti e di queste tradizioni. Ma quello che vi voglio dire è che l'impostazione dei propositi la si può fare durante tutto l'inverno. In particolare, quello che faccio io è concentrare questo lavoro in questo mese di gennaio, proprio per i motivi che spiegavo prima. Per cui non scoraggiatevi se durante Capodanno o il solstizio non avete ancora impostato le vostre idee, i nuovi propositi e obiettivi per il nuovo anno, perché siete ancora in tempo. In particolare, io seguendo le feste celtiche, sapete, tengo molto a osservare cosa succede nelle stagioni, in particolare il tempo che abbiamo a disposizione, se lo vogliamo vedere così, è sicuramente quello fino alla fine del 1º febbraio, che è la festa di Imbolc, che è la festa proprio della spinta che viene data a
i nuovi semi per crescere. È una festa legata all'acqua e al fuoco come forza vitale. Quindi siete ancora in tempo, avete ancora tanti giorni. E l'altra cosa che volevo dire, che molti fanno, e non rientra però nelle mie tradizioni, è quella di bruciare i desideri durante i falò, durante nel camino. Per quello che mi riguarda e per l'esperienza che io faccio dell'elemento fuoco, vedo il fuoco come un elemento altamente trasformativo. È un tipo di trasformazione che viene attivata molto velocemente. Se io butto qualcosa nel fuoco, la materia di cui è composto quell'oggetto viene velocissimamente cambiata, alterata in altra forma. Quindi quando penso a un desiderio, quando penso a un obiettivo, un proposito, penso a qualcosa che debba essere curato, affidato, debba essere custodito. Il fuoco sicuramente ha questa potenza di alzare e portare in alto, ma io credo che dovendo strutturare, dovendo pianificare un obiettivo, è importante che questo sia radicato, che abbia delle radici, perché è solo avendo forti radici che possiamo poi puntare verso l'alto. Quindi nella tradizione che seguo, i desideri vanno affidati all'elemento terra. Quindi spesso questi obiettivi, questi propositi che scrivo, li scrivo su dei piccoli foglietti che poi metto all'interno del guscio di una noce vuota e li depongo nella terra proprio nella giornata di Imbolc, che è per eccellenza proprio la giornata dell'acqua, ma soprattutto dell'affidamento alla terra dei nuovi germogli, dei nuovi semi. Quindi questa è una piccola differenza che sento di poter portare, proprio perché tutto quello che facciamo deve essere soprattutto sostenuto, e la terra è proprio questo elemento che sostiene, che ci aiuta a stare, a strutturarci, come un po' i nostri obiettivi, come un po' i nostri desideri hanno bisogno per non essere dispersi poi o dimenticati. Parlando di struttura, quello che io faccio è utilizzare carta e penna e impostare gli ambiti sui quali voglio lavorare nell'anno successivo. Nei miei corsi di formazione, soprattutto quelli che ho seguito con Starhawk negli Stati Uniti, ho imparato diverse tecniche per impostare queste mie volontà. E in particolare una che mi è rimasta impressa, che continuo tutt'oggi ad utilizzare, è quella della holistic wheel, vale a dire della ruota olistica, la tradurremo così in italiano, non so se si vede. È semplicemente un quadrato, e ancora una volta il quadrato è proprio il simbolo della stabilità, è il simbolo della terra, il numero 4. E questo quadrato è diviso in 8 sezioni, che sono gli 8 ambiti sui quali mi voglio concentrare. Ve li leggerò e poi, se vorrete approfondire, lascerò proprio un video che vi spiegherà ambito per ambito quali sono le domande stimolo per iniziare a scrivere i vostri obiettivi. Dunque, il primo ambito, anche se non c'è una vera e propria scaletta, si può iniziare da qualsiasi sezione del foglio, è la realizzazione personale. Dopodiché energia e salute fisica, lavoro e stabilità, famiglia e amici, senso di appartenenza, spiritualità, relazioni amorose e aiuto all'ambiente. Questi sono gli 8 ambiti che ho scelto. In realtà potreste anche sceglierne altri, quelli che ho sentito più pregnanti per quanto riguarda l'esperienza che ho fatto. Ho trovato che sono questi al momento, e in queste parti vuote poi andrò a scrivere quelli che sono appunto i miei obiettivi per il nuovo anno. Io adesso ho utilizzato una 4, in realtà potreste anche utilizzare un foglio più grande, ma questo vi serve poi, questo non lo andremo poi a sotterrare, questo lo andremo a tenere ben custodito.
nei nostri diari proprio per andare a vedere durante l'anno come stiamo sviluppando i nostri obiettivi. Se siete interessati a seguire e a conoscere come strutturare poi tutte queste 8 aree, vi invito a seguire il prossimo video che pubblicherò, che sarà appunto dedicato a ogni sezione di questa ruota. Grazie, grazie per l'attenzione e buon anno a tutti allora, che i vostri propositi, obiettivi e desideri possano essere realizzati. A presto!